Se volete acquistare crediti FIFA andate nel link in descrizione fifacredits.com. Ah, io posso urlare perché il mio microfono non fa schifo come quello di Xenic. Bene ragazzi, sono Daryl e sono tornato con un nuovo video di FIFA. E oggi, naturalmente, abbiamo un altro pack opening. Perché? Perché praticamente dobbiamo migliorare la squadra, perché abbiamo dei quarti di finale da giocare nel prossimo video. E quindi oggi dobbiamo fare un bel pack opening per migliorare la rosa. Quindi andiamo subito ai pacchetti e scartiamo il primo, no? Ovviamente oggi chi stiamo cercando? Stiamo cercando qualcuno forte e europeo lì davanti. Magari, che ne so, un Cristiano Ronaldo può andare bene, diciamo, no? Penso di sì, anche se non è il massimo, però può andare bene, dai. Comunque, scartiamo il primo e vediamo. Anche comunque qualcosa a centrocampo in difesa non sarebbe male, eh. Ma vediamo chi ci esce. Attenzione, il primo pacchetto. La ruota gira, noi ci proviamo. È uscito Lambert, che è un attaccante che però non ci serve a molto. E va bene. Questo ce ne andiamo. Primo pacchetto fa schifo. Bene così, vai. Andiamo con il secondo. Attenzione, attenzione. Ci sarà? Ci sarà? Qualcuno di forte? Oh, dai, lo so, Spector, sembra più uno che viene da, attenzione Vidal, ragazzi, qua sto sempre pensando di più di farmi la sudamericana, perché sto trovando veramente tanti sudamericani, mi mancherebbe qualcuno, un AD mi servirebbe e starei proprio bene. Mi basterebbe Messi, starei perfetto perché c'è tutto il trio dell'Argentina. Perché c'ho già Agüero e Lavezzi. Dai, questo lo saltiamo? Sì, lo saltiamo? Moses e Boateng, difensore centrale, dai. Questo ci serviva. Un bel difensore. Oh, Halilovic, raga, questo qui è promettentissimo, è un fenomeno secondo me. Comunque dai, può andare bene. È riuscito Cahill, che già ci abbiamo. Comunque dovete stimarmi soltanto per il coraggio, perché sto con tutte le finestre chiuse, la serata abbassata, fanno 30 gradi. Perché? Perché serve una luce un po' artificiale per fare, diciamo, al meglio i video. E quindi è tutto chiuso, sto sudando come un pazzo. Questa maglietta che non traspira, quindi alla fine proprio sudore a go-go. Comunque, Cahill se ne va a fanculo. Cahill con un altro pacchetto, dai. Ci sei? Ci sei? Un giro anche per noi, così tanto per. Chi è? Michu! Della Spagna! Non è che ci serva molto, eh. Infatti non ci serve proprio un cazzo, però. Sai com'è? Michu! Oh, Lukaku! Dai! Lukaku fuori! Lukaku fuori! Tutto quanto! E niente, vabbè, dai, si può fare, dai. Sto pacchetto non è malaccio. Dai, avanti con un altro. Dai, che me lo sento che lo troviamo qualcuno di bello forte, eh. Su sto pacchetto me lo sento. Ci sta. La merda. Ci sta. Onyewu! Breve parentesi al Milan per Onyewu, per chi se lo ricorda. Non ha giocato neanche una partita. Poi abbiamo trovato Soldato, che non è male, però ci sarebbe di meglio, insomma. Andiamo con un altro pacchetto. Dai, su, che troviamo sto cazzo di Ronaldo. Dai, su. Oh! Boom! Maxwell. Terzino sinistro Maxwell, poi Sosa, un attimo, ci facciamo un cazzo. Pacchetto di merda, olè! Che è uscito? Un cazzo. Un cazzo. Un cazzo. Continua ad uscire Bradley a go-go proprio. Questo voglio sta zitto. Perché lo sapevo già in anticipo che mi sarebbe uscito una merda. Ecco perché volevo star zitto. Questo ci sta. Che dire, ci sta? Ci sta? Per me ci sta. Ci sta? Eccolo. Ci sta una merda. Ci sta Krešić, regà. Perché Krešić è il corrispettivo cinese di Krasic. Anche se non è che il reale fosse sta grande cosa, però vabbè. Jan Matt, se non sbaglio, è quello che si vuole comprare a Napoli. Oggi lezione di calcio mercato, storia calcistica, giocatori passati per il Milan anche se non hanno mai giocato. C'è sta, invece che Buffa racconta, c'è sta Daryl racconta. Attenzione, un altro
Pacchetto, siamo qui? Vai? C'è? Jetson! Non ci facciamo niente! Però va bene così. Ah, poi una cosa, raga, volevo chiedere, ma anche a voi non mi fa creare più di una rosa? Perché a me non me la fa creare. Cioè, mi fa creare soltanto una rosa, non capisco perché non mi fa creare un'altra rosa, perché vorrei farmi così la rosa sudamericana e quella europea, però non me la fa fa. Mi raccomando, dammi un bel giocatore. Miller, io quello chiedevo. Quel Miller della Costa Rica era proprio nei miei piani, cioè volevo lui e mi hai accontentato. Grazie. Attenzione, apriamo gli ultimi tre pacchetti? Sì, gli ultimi tre, dai. Questo è il primo. Il primo dei tre pacchetti. Dai, ci sei? Ce la fai? Ce la puoi fare? Sì? Valencia, olè. Ah, non è il Valencia poi quello là, quindi è ancora più schifoso. Va bene, qua non c'è niente di interessante, diciamo. Secondo e penultimo pacchetto, andiamoci. Fammi esultà, su, fammi esultà. Fammi esultà. Palacio! Però non ci serve molto, perché abbiamo già Agüero. Cioè, magari Messi mi potevi dare, no? Comunque dai, Palacio è buono come riserva di Agüero. Regà, mi sa tanto che mi stai fammo la sudamericana a sto punto. C'è troppa gente sudamericana. Ultimo pacchetto e questo sarà quello buono. Dai, 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 su. Ultimo pacchetto per noi. Chi è? Landro, Benzema! E dai, lo sapevo! E dai, è pure la mela! Oh, che pacchetto questo, ragazzi! Che pacchetto! Benzema ci serviva proprio! Mamma mia! Ottimo, 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 ottimo! Eppure Raul Meireles, che può far sempre comodo! Comunque, visto che questo pacchetto è stato tanto bello, ce ne apriamo un altro perché forse abbiamo ingranato la cosa, la striscia positiva, secondo me. Dai, apriamocene l'altro, dai. Se troviamo uno buono, continuiamo. Se non troviamo uno buono, chiudiamo qui. Dai, me lo sento. Dopo Benzema arriva uno del Portogallo che indossa il numero 7, che inizia con la C e finisce con la O. No. È arrivato Clesi, cioè l'unico giocatore di tutto il pacchetto, perché gli altri sono tutti doppioni. Vabbè, ma è normale. Più andiamo avanti e più doppioni troviamo, è ovvio. Comunque, pacchetto di merda questo è stato, e quindi, come detto, finiamo il video qui. No, comunque adesso vedo se riesco a fare una sudamericana e vediamo per i quarti di finale, magari riesco a portarvi una partita con la sudamericana. Al prossimo video, bella!